È il turno di Gianni Savio, che ci parlerà di Smart City, se non sento. Si sente, sì. Innanzitutto grazie, grazie anche per aver fatto sì che partecipassimo al tavolo delle Smart City che c'è stato in mattinata, molto interessante. Allora io vengo a portare la mia testimonianza in quanto facente parte del tavolo tecnico di Assoimmobiliare, Assoimmobiliare che sta guardando con grande attenzione il tema delle innovazioni nell'ambito urbano e come queste innovazioni possono diventare un elemento forte, innovativo anche nella realizzazione del real estate, quindi nella realizzazione di complessi residenziali che possono andare, come abbiamo analizzato stamattina, dal social housing, quindi anche dalle case per le fasce di reddito più basse, quindi aggregando servizi e infrastrutture innovative per queste case o anche per interventi di altro tipo. Abbiamo visto e stiamo analizzando che sono molta l'innovazione sia a livello di idee, di prodotti, di progetti, di best practice a livello nazionale. Ci sono molti esempi di amministrazioni locali, stamattina abbiamo parlato anche di quello, molte città che stanno innovando, molte eccellenze sia al nord che al sud, parliamo anche di Torino, dove vengo io, che è stata premiata come una delle città più innovative, Milano, Ferrara o anche sempre al sud come Bari, Lecce. E quindi dal punto di vista del nostro tavolo tecnico in Assoimmobiliare noi stiamo guardando queste esperienze, perché cosa cerchiamo di fare, come ho detto stamattina, stiamo cercando di metterle un po' a sistema, integrarle, cioè dal nostro punto di vista è che ci sono ottime idee, ottimi prodotti, anche con aziende innovative come Enel Team, che però vanno messe a sistema, vanno integrati in progetti più grandi. E quindi l'obiettivo in questo momento qua è quello di creare un competence center, si parla molto di competence center, il nostro vorrebbe essere un centro di competenze a livello nazionale per il real estate, cioè semplicemente cosa deve fare questo centro di competenze? Deve essere un punto di riferimento per le società di costruzione che fanno appunto interventi dal social housing fino alla classe media e che devono poter avere delle linee guida per realizzare i loro interventi, i loro progetti, mettendo a sistema questa innovazione. E noi abbiamo cercato di partire anche con un esempio pratico, semplice, una cosa che potesse essere fruibile. Abbiamo realizzato con Planet Idea, che è la mia società torinese, una piazza smart. Adesso noi abbiamo anche definita la prima piazza smart d'Italia, se non era la prima sarà la seconda, non lo so, però comunque è una piazza che ha cercato di mettere a sistema, pur in una scala molto piccola, tutta l'innovazione nell'ambito urbano, quindi quello che viene definito nell'accezione più ampia Smart City. Abbiamo messo 20 contenuti smart, dai sensori di parcheggio alle luci a LED, ai contatori elettronici, agli orti urbani, al book crossing. Quindi noi siamo trasversali nella nostra innovazione, non è solo innovazione tecnologica, ma innovazione dal punto di vista architettonico, ambientale, tecnologica e di inclusione sociale. Abbiamo creato uno spazio urbano innovativo. La sperimentazione è ancora in corso a Torino, in collaborazione appunto con l'Assoimmobiliare. Noi abbiamo visto che questo esperimento urbano, forniremo poi i dati, ha portato, almeno anche dal nostro punto di vista, una sorpresa incredibile. Cioè le persone hanno apprezzato tantissimo questo progetto, partecipano, la presenza media nella piazza è almeno da 2 a 3 volte tanto la presenza nella piazza prima che ci fosse questo tipo di innovazione. C'è stata una grande visibilità a livello mediatico a parte dei giornali, l'idea piace. L'idea cosa trasmette? Trasmette che da qui in avanti progettare e realizzare delle città smart sicuramente creerà delle città che consumeranno meno, inquineranno meno, costeranno meno e daranno più servizi ai cittadini. Quindi questo è il nostro percorso, la nostra esperienza, e cerchiamo adesso di portarlo avanti e di renderlo più
chiaro possibile in futuro. Grazie.